a Osservatore Pepe di Mosaico Digitale. L'idea è quella di fare un prodotto innovativo nel settore dell'edilizia e soprattutto l'idea era quella di poter raggiungere i mercati internazionali. Quindi il must per raggiungere i mercati internazionali era la leggerezza e limitato spessore, perché uno dei limiti dell'internazionalizzazione è la lontananza dei mercati. Quindi abbiamo dovuto pensare a cosa poteva essere venduto a Melbourne, quindi a 24 ore di distanza ad aereo dal nostro territorio. Siamo di Gravina in Puglia. Quindi nel cercare abbiamo pensato che dovevamo concentrarci sui materiali da costruzione, partendo da quel materiale da costruzione che per antonomasia significa peso, il mattone. Il mattone viene fatto attraverso la realizzazione di un blocco, questo blocco viene decorato. La decorazione del mattone si chiama terzo fuoco. Noi abbiamo fatto il terzo fuoco senza il mattone. Quindi una piastrellina che ha solo 2 mm di spessore ha una decorazione infinita, può essere esplosa in mille forme e può essere spedita in tutto il mondo perché pesa 1 kg 200 grammi al metro quadrato e ha solo 2 mm di spessore. Quindi un unico box può essere spedito a Melbourne. Questa è che era un'intuizione, è diventata una realtà e quindi abbiamo venduto il prodotto e lo vendiamo al 95% della nostra produzione da Gravina in Puglia va in tutto il mondo. Questa che era una bellissima idea industriale andava assecondata con la materia prima, perché le idee industriali se non sono assecondate, se non si è proprietari della materia prima, può diventare una bellissima idea, chiaramente rapita da chi ha la vicinanza del mercato. Quindi abbiamo pensato che l'agricoltura, viviamo in territorio agricolo, l'agricoltura potesse essere il maggior fornitore di materia prima per noi. Quindi abbiamo pensato alla chimica verde, a raffinare un olio, l'olio di soia, che diventa olio di soia epossidato, che è un additivo del PVC. Lo abbiamo non solo epossidato, ma l'abbiamo nobilitato facendolo diventare un poliolo e oggi la nostra resina, il nostro mosaico, è di origine vegetale e quindi può viaggiare, può avere quel favor che gli architetti hanno per introdurre un prodotto green. Il nostro prodotto è un prodotto green. Questa è la storia del nostro progetto e siamo partiti dal mattone e abbiamo pensato di fare un mattone di olio di soia. Oggi stiamo pensando di trasformare questo olio di soia, perché l'olio di soia la maggior parte della produzione è in Argentina e in altri posti, stiamo pensando di switchare su oli autoctoni e quindi stiamo sviluppando un'azienda agricola che deve produrre un olio che sia sostitutivo dell'olio di soia, analizzando magari le microalghe, ma anche la canapa e quindi una serie di ricerche che stiamo facendo. La nostra azienda non è più solo un'azienda, come dicevo, ha un progetto di economia circolare che si chiama Endurance, è un'azienda che ha investito in tante altre aziende, un'azienda a monte che è un'azienda agricola, una bioraffineria e una serie di industrie che nascono attorno alla bioraffineria per poter trasformare il prodotto raffinato in prodotto industriale come la piastrella. Quindi al momento abbiamo una sessantina di dipendenti sparsi nelle varie aziende, ma stiamo crescendo e riteniamo, siccome c'è un favore importantissimo determinato dall'accoglienza del mercato internazionale, perché il 95% dei nostri prodotti sono esportati nel mondo, per la facilità della possibilità di esportarli, ci sta facendo crescere e quindi presumiamo di poter crescere, raddoppiare addirittura il personale.